Onorevole Roberto Cota, lei è candidato in Piemonte, ma oggi è qua a Pontida. Ma siamo tutti qua a Pontida, perché questo è il giuramento dei popoli padani. Anzi, ieri ricordavo a Vercelli che 832 anni fa da Vercelli sono partiti 200 valorosi uomini per andare a combattere la battaglia di Legnano sotto il comando di Alberto da Giussano. E quindi oggi anche dal Piemonte, qui a Pontida, arrivano i nostri parlamentari per giurare un impegno, per prendere un impegno di fronte alla propria gente e poi per andare a combattere sotto il comando di Umberto Bossi per cambiare le cose. In questa campagna elettorale dominano come sempre i temi economici, i temi delle riforme istituzionali per la Lega, è vero, ma quanto valore hanno invece questi simboli, l'abbazia, la città del giuramento? Senza le idee hanno un grande valore. Senza le idee, senza il coraggio, senza, diciamo, poi la politica, l'economia rimane assolutamente così isolata e qualcosa di asettico. Insomma, le scelte economiche sono conseguenza, poi gli effetti economici sono conseguenza delle scelte politiche. E in questo momento, anche per migliorare l'economia, c'è bisogno di riforme radicali. Se noi vogliamo che la gente abbia più soldi in tasca e che aumenti il potere d'acquisto delle famiglie, dobbiamo ridurre la pressione fiscale. E se vogliamo ridurre la pressione fiscale, ci vuole il federalismo. Onorevole Fugatti, dal Trentino alla città del giuramento oggi. Sì, anche dal Trentino i candidati della Lega sono accorsi qui a Pontida perché questo è un momento importante. Noi ieri abbiamo fatto un prologo, abbiamo fatto un giuramento in piazza Duomo a Trento che i trentini che verranno eletti andranno a Roma a salvaguardare l'autonomia del Trentino. Crediamo, abbiamo fatto un piccolo prologo di questo importante, molto più importante giuramento che è quello di Pontida. Quale valore ha questo simbolo, questa abbazia dove avviene il giuramento? Beh, per la Lega è un posto storico, sappiamo cosa viene fatto a Pontida, tutte le manifestazioni che vengono fatte a Pontida, ma qua abbiamo il motivo per cui c'è la Lega, le radici, gli aspetti importanti anche del nostro attivismo politico.